al terzo appuntamento dei nostri Santi dell'Abbazia. Siamo giunti oggi all'altare che potremmo dire centrale, è nel cuore di noi lenesi, centrale dal punto di vista storico e dal punto di vista del cuore. È l'altare dei santi patroni della nostra comunità, i santi giovani, giovanissimi, Vitale e Marziale. Li possiamo vedere. Guardiamolo questo altare in tutta la sua bellezza, nei suoi colori. Di questo altare si sanno molte cose, praticamente tutto. Pensate, era stato fatto costruire dalla comunità di Leno, rappresentata ai tempi da Francesco Ghirardi, che stipulò un contratto con un tal Francesco Resegati, che era un tagliapietre, pensate un po', di Venezia. Il documento di tutto questo iter della costruzione di questo altare minore, per noi maggiore, nel cuore, non dimentichiamolo, è custodito nell'archivio storico proprio qui accanto del comune e porta la data 3 aprile 1784. Ma dicevo, guardiamo questo altare. Nella parte bassa e dentro la mensa troviamo raccolte in un'urna dorata le sacre reliquie dei due santi martiri che la gente di Leno chiama in maniera affettiva i santi dell'abbadia. E furono traslate qui nella nuova sede l'anno dopo la costruzione, il 20 novembre 1785, e in quell'occasione venne addirittura il vescovo di Brescia, Giovanni Nani. Sì, perché dobbiamo sapere che i resti dei nostri santi patroni vennero fatti portare da re Desiderio nella chiesa ancora del monastero circa nell'anno 756. E questo altare, continuiamo a guardarlo, verremo dopo alla storia dei santi, e al posto del tabernacolo, abbiamo visto che gli altri due altari al centro hanno il tabernacolo per l'Eucaristia. Ecco, questo al posto presenta, guardiamola da vicino, una finta urna con un cartiglio. Ci avete mai fatto caso quel cartiglio dorato? Sono le due iniziali dei santi, V e M, Vitale e Marziale. E poco sopra la grande pala, è dipinta da Sante Cattaneo, che raffigura il martirio dei due ragazzi, mentre dal cielo si affacciano i santi Francesco e Antonio Abate. Al centro vediamo ancora Gesù Bambino. Saliamo ancora più in alto. Guardate, cosa vediamo? Vediamo due angeli in marmo che sembra siano a colloquio, sembra che assistano quasi alla scena che sta avvenendo proprio sotto i loro piedi, mentre in rame dorato al centro possiamo vedere le palme e la corona, simbolo del martirio. E a sigillare tutto, nel timpano triangolare, guardate un po', c'è un simbolo che tutti noi sicuramente conosciamo. Al centro c'è un leone, simbolo della comunità di Leno, della quale loro sono i protettori. Ci sarebbe da dire davvero molto dal punto di vista storico e soprattutto legato alla storia delle reliquie e dell'abbazia benedettina, ma non è compito mio. Piuttosto cerchiamo di scoprire ora quanto sappiamo di questi due ragazzi. Purtroppo sappiamo poco. Ai tempi dell'imperatore Antonino, e quindi siamo attorno al 138-161 d.C., e quindi ricordatevi, siamo in tempo di persecuzione dei cristiani, scoppiò una rivolta e fu arrestata e trattenuta in carcere anche una nobildonna. Questa nobildonna si chiamava Felicita. Questa nobildonna aveva con sé 7 figli. Così iniziano gli atti del martirio di Santa Felicita e appunto dei suoi 7 figli. Certo, la storia non è chiarissima.
benché ciò venga affermato anche da San Gregorio Magno. Lui parla di Santa Felicita e dei suoi sette figli. Questo Papa accolse una richiesta a un certo punto di Santa Teodolinda. Le inviò alcune gocce dell'olio della lampada che ardeva vicino al sepolcro della martire, e poiché lì accanto vi è pure una pittura murale che raffigura Santa Felicita con sette figure, è chiaro che queste sette figure per il Papa fu ovvio, dicevo, dichiarare che si trattava appunto di gli atti di Felicita e che quindi queste sette figure fossero i suoi sette figli, i figli della martire. Pensate che in occasione di una grande celebrazione liturgica avvenuta nella basilica edificata sulla tomba di Santa Felicita, anche Papa Bonifacio I attinse ampiamente dalla passione per parlare in una grande omelia. Per certo comunque che vi furono effettivamente, oltre a Santa Felicita, sette martiri, i cui nomi vengono rievocati anche nel martirologio romano insieme all'indicazione della forma del martirio, così dice: 10 luglio, a Roma si festeggia la passione dei santi sette fratelli martiri, figli di Santa Felicita Martire, cioè, e dice i nomi, il martirologio romano di questi sette figli: Gennaro, Felice, Filippo, Silvano, Alessandro, Vitale e Marziale, al tempo dell'imperatore Antonino, mentre era prefetto della città Publio. Tra essi, Gennaro, dopo essere stato percosso con verghe e straziato nel carcere, fu ucciso con flagelli piombati. Felice e Filippo furono ammazzati con bastoni. Silvano fu gettato da un precipizio. Alessandro, Vitale e Marziale furono puniti con sentenza capitale. E gli atti di questo martirio si concludono con questo grido di trionfo. Sentite che bello, che solenne. Così, morti per diversi supplizi, furono tutti vincitori e martiri di Cristo e, trionfando con la madre, volarono in cielo a ricevere i premi che avevano meritato. Essi, che per amore di Dio avevano disprezzato le minacce degli uomini, le pene e i tormenti, divennero nel regno dei cieli amici di Cristo, che con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Scusate, se sono amici di Cristo, sono amici nostri. Vitale e Marziale sono nostri amici, tutti i santi sono nostri amici e per noi lenesi molto di più, patroni, protettori. San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, in una visita pastorale si fermò in preghiera davanti ai santi dell'abbadia e volle che da quel giorno una lampada ardesse sempre accanto a questi vittoriosi amici di Cristo. Questa lampada c'è ancora. Purtroppo è stata trasformata per comodità in una lampada elettrica, ma è accesa notte e giorno a ricordare a tutti noi quanto sia bello vivere e morire per Cristo. Ci vediamo al prossimo altare per incontrare una donna, la più bella.